partiamo da una considerazione sui test diagnostici per il Covid, che mi preme sottolineare, anche nei casi si impieghi un test molecolare di quelli ad alta sensibilità che ormai da quasi 2 anni abbiamo a disposizione nei laboratori, lasciano un minimo di falsi negativi. Io ricordo a tutti che almeno il 20% dei test molecolari che noi facciamo nei laboratori per la diagnosi di Covid, quindi in pazienti che abbiano una sintomatologia assolutamente ascrivibile all'infezione da SARS-CoV-2, con un test molecolare possono dare un risultato negativo. Che significa abbiamo nei pazienti sintomatici, quindi pazienti malati che hanno un Covid clinicamente evidente, una sensibilità clinica che va intorno all'80%. Questo è un dato di fatto che tutti noi conosciamo e che ogni tanto purtroppo, secondo me, dimentichiamo nella rincorsa della sensibilità più elevata possibile. Dall'altra parte abbiamo i test antigenici. Sicuramente i test antigenici soffrono dal punto di vista strettamente analitico di una riduzione di sensibilità rispetto ai test molecolari. Questo è un dato di fatto, non si può assolutamente questionare. Però l'impiego dei test antigenici, a mio parere, va assolutamente contestualizzato in quello scenario di ritorno alla normalità che ci raccontava prima il professor Braga. Noi abbiamo bisogno di ritornare a una situazione dove le persone si assumono una loro precisa e personale responsabilità, lasciatemi dire anche etica nei confronti della comunità in cui sono inserite e si occupano della riduzione della loro possibilità di essere infettanti. L'uso di un test antigenico nella popolazione che con la regione abbiamo definito trivaccinata, che abbia il fascicolo sanitario elettronico, che sia ovviamente residente in Emilia-Romagna, ha assolutamente questo tipo di logica. Cioè, io so di essere stato a rischio perché ho avuto un contatto, sono completamente asintomatico perché se sono sintomatico ho assolutamente l'obbligo e la necessità di rivolgermi al medico, al mio medico di medicina generale per farlo intervenire nel caso questo sia necessario. Però se sono asintomatico e ho avuto un potenziale contatto, faccio questo test nella consapevolezza che questo test serve fondamentalmente a identificare le cariche virali più alte. Ormai abbiamo la certezza che l'infezione venga trasmessa fondamentalmente dai soggetti con una carica virale abbastanza alta, soprattutto se il soggetto è vaccinato. Quindi in questa popolazione dove l'autotesting viene collocato, se la carica virale è bassa, ricordo, va sulle persone che hanno ricevuto 3 dosi di vaccino, e quindi se la carica virale bassa non dovesse essere rivelata dal test antigenico, sinceramente io credo che la possibilità di essere infettanti sia estremamente ridotta. Il che significa se io utilizzo questo strumento sono in grado di definire la mia infettività, mi metto, diciamo così, con un termine calcistico in panchina per 7 giorni, ai termini dei quali rifaccio un altro test, è negativo, sono pulito e posso riprendere la mia vita nella comunità. Il concetto su cui si basa l'autotesting è fondamentalmente questo.